Buonasera a tutti, a tutte. Eminenza, eccellenze, autorità, benvenuti al grande concerto delle corali in occasione del quarto incontro internazionale delle corali in Vaticano. Un applauso soprattutto alle corali, ai coristi di tutto il mondo. Questa sera l'Aula Paolo VI risuonerà in un'armonia tutta particolare e quindi ascolteremo un grande viaggio sulla musica sacra e la musica del maestro Frisina, chiaramente. E siamo qui anche per festeggiare per noi del coro della Diocesi Roma un grande anniversario, 40 anni, i primi 40 anni del coro della Diocesi Roma. E allora adesso innanzitutto vi presento la Nova Opera Orchestra. E quindi accogliamo con grande applauso stavolta il maestro Monsignor Marco Frisina. Buon concerto. Allora, ben ritrovati, stamattina eravamo qui, ieri ci siamo visti ancora e in questi tre giorni oggi è il momento centrale, centrale perché oggi facciamo quello che normalmente facciamo, cantiamo e cantiamo insieme, come il Papa ci ha ricordato stamattina, quei valori di gioia, di comunione, quel valore grande che ha il coro e che noi viviamo, abbiamo la grazia di vivere quotidianamente, sempre. Allora, siccome siamo a casa del Papa, questo è il salotto in cui riceve la gente, con dimensioni giuste, questa bellissima aula progettata dall'architetto Nervi, che è un miracolo in sé, cantiamo l'inno pontificio, si fa poco o se ne fa sempre un pezzo piccolo, magari a Pasqua lo fanno le bande, ma questo inno è stato scritto da Gounod e aveva prima un altro frammento che era tradizionale della guardia pontificia e allora Gounod invece lo allargò e ne fece quello che adesso ascolteremo. Io l'ho reso ancora più solenne proprio perché potesse dare giustizia anche a questa melodia potente che Gounod ha inventato. Allora, l'inno pontificio, ci mettiamo in piedi in rispetto del Papa. Thank you.
Il mondo spera in te. Queste parole dedicate a Roma, avete sentito? È un inno a Roma questo. E noi siamo in un luogo particolare. Quest'aula, si susseguono nelle udienze tutti i popoli del mondo, tutte le categorie, la gente che viene da tutte le parti. Veramente Roma è la speranza del mondo perché annuncia il Vangelo ed è il segno di unità. E quindi è bello oggi perché noi siamo anche noi un segno di unità con tutte le nazioni rappresentate, le regioni, le città. Il brano che adesso ascolterete, Open the Doors, significa aprite le porte. Capite che è dedicato a quelle parole che pronunciò San Giovanni Paolo II il giorno in cui iniziò il suo pontificato. Anche questo è un canto che ci ricorda l'importanza di aprire a Cristo le porte del cuore e un'esortazione al mondo a non aver paura, come diceva Giovanni Paolo II, e di aprire le porte a Cristo che è Redentore, salvezza e speranza. Quindi dice alla fine il canto, dice: forte è la tua salvezza, non aver timore, apri le porte a Cristo, apri le porte. E che ognuno di noi possa veramente, come desiderava San Giovanni Paolo II, avere un cuore aperto a Cristo Salvatore. Thank you.
questo viaggio nella musica dedicata a Dio, nella musica per la liturgia, anche per la lode di Dio, e questo che ascolteremo è un omaggio a Johann Sebastian Bach. Wachet auf, ruft uns die Stimme, dice questo corale, è una voce che grida, ecco, viene il Signore. Bach ha pensato sul corale classico protestante, quindi una cosa semplice, ma ha inserito, come faceva spesso, un'altra melodia che faranno tutti gli archi, si mi fa sol sol fa la sol, che è come un andare, come un avanzare gioioso. È proprio questa idea che il Signore viene per fare di noi dei pellegrini di speranza, come dirà il Giubileo l'anno prossimo, ossia persone che passano attraverso il dolore, la sofferenza, annunciando la speranza, come pellegrini, non come persone arrivate, ma come persone che camminano, in cammino. Wachet auf, ruft uns die Stimme. Dico ai musicisti che voi ascolterete i legni, i fiati, faranno delle cose che nell'originale del corale non ci sono, ma io le ho inserite realizzando i numeri che Bach ha scritto sul basso continuo. Quindi è di Bach quello. Io l'ho soltanto tirato fuori, rielaborate un poco, ma sono i numeri, perché si faceva così all'epoca, un basso con dei numeri, e il musicista improvvisava su quei numeri. La stessa cosa l'ho fatta io e la faranno i legni. Wachet auf. Thank you.
Questa è la divina semplicità e incredibile tecnica contrappuntistica di Bach. Ma il brano che adesso ascolterete l'ho scritto per il congresso eucaristico di Budapest, questo di 2 anni fa, ed è ispirato al testo di Filippesi 2, quando dice: nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore. Su queste parole, in nomine Gesù, nel nome di Gesù, e nelle nostre chiese barocche di Roma, come al Gesù, c'è il trionfo del nome di Gesù. Oggi non si fa più questa festa, che era il 1° gennaio, mi pare, o il 3 gennaio, com'era, uno dei primi giorni di gennaio. Ma è bello invece sempre avere nel cuore questa idea, questo che dice Paolo, la potenza del nome di Gesù. Il nome di Gesù significa che il Signore è Salvatore, il Signore salva, ed è questa la potenza che può cambiare il mondo, che può cambiare le cose, quel nome di Dio Salvatore che viene, deve essere proclamato, testimoniato, vissuto. In nomine Gesù. Thank you.
Abbiamo celebrato l'anno scorso ormai un centenario importante, quello di Lorenzo Perosi. Questo musicista che qui ha vissuto quasi tutta la sua opera musicale a servizio di qui di San Pietro, del Papa, che ci ha lasciato delle cose bellissime e purtroppo a volte dimenticate anche. E è stato importante proprio per l'applicazione della riforma che Pio X voleva dare alla musica sacra. E poi è stato pioniere per molti versi anche della musica più popolare, più semplice. Questa Ave Maria che adesso il coro eseguirà è di grandissima delicatezza e dolcezza. E abbiamo scelto questo brano perché è un brano che abbiamo scoperto nei tanti brani che Perosi ha scritto e che ci ha colpito per la bellezza e la dolcezza proprio della melodia e delle armonie. Ave Maria, Lorenzo Perosi.
come la musica può improvvisamente, no, cambiare prima la luce, la gloria e adesso la tenerezza, la dolcezza. E adesso ancora un'altra atmosfera. Nella messa noi all'Agnello di Dio, all'Agnus Dei, diciamo sempre Dona nobis pacem, Dona nobis pacem. Quel momento non è semplicemente il momento in cui noi ci scambiamo la pace, ma è l'invocazione a Dio perché il Signore doni la pace. Non c'è forse momento storico ultimamente che ha bisogno di più di questa invocazione, Dona nobis pace. Pacem in terris, conoscete tutti questo brano, ma io lo scrissi tanto tempo fa ormai per il film Giovanni XXIII, ma era il titolo della sua ultima enciclica, che ormai veramente tanti anni fa, sono 62 forse, 63, era attuale allora perché era il problema di una guerra atomica che poteva scoppiare tra le grandi potenze, ma purtroppo sembra che dopo tanti anni le potenze sono sempre più impaurite di perdere la potenza e quindi i rischi ci sono sempre. E allora, adesso che canteremo questo brano, lo faremo tutti, no? Perché lo conosciamo, l'abbiamo provato, facciamo attenzione a quel grido, Dona nobis pacem, pacem in terris, quando arriviamo lì e invochiamo il Signore, perché doni la pace, cantiamolo con il cuore, pregando, Dona nobis pacem. Thank you.
la produzione sacra di Mozart è vastissima e ha usato spesso alcune diciamo cose semplici, melodiche, lineari, nei Vespere Solemnes de Confessore, ovvero i Vespere Solenni per un santo confessore, scritte per Salisburgo, c'è una perla che è famosissima, che è Laudate Dominum. È una melodia, questo è il salmo più piccolo del Salterio. Lodate il Signore tutta la terra, e dice proprio pochissime cose. E Mozart ha fatto una, diciamo, come se avesse prodotto un confetto, un dolcino, di una bellezza estrema come tutte le melodie mozartiane, e sentirete anche con una luminosità tutta particolare. Allora, adesso ci faremo aiutare da una giovane soprano e vorrei che venga adesso qui con noi Chiara D'Acunto, che ci aiuterà. Godetevi la melodia di Mozart, una melodia che sembra uscita adesso dal paradiso, sfuggita a qualche angelo che ce l'aveva lì nascosta, e questa partitura è cascata sulla terra, ecco, ed è capitato questo. Thank you.
oggi il Papa l'ha detto più volte, Papa Francesco, ci sono più martiri adesso dell'epoca antica, sparsi in tutto il mondo, sparsi in tante regioni, in tante situazioni terribili. I martiri, questi testimoni che a volte con il sangue testimoniano la loro fede. Questo brano, che è La Via dei Martiri, è stato scritto per il Giubileo del 2000 ed era la memoria allora dei martiri del secolo, del millennio precedente. Purtroppo bisognerebbe arricchirla quell'elenco. E questa strada, questa via che i martiri fanno è la via della Chiesa, la via della testimonianza della Chiesa. Dopo più di 2000 anni ancora questa strada è costellata del sangue dei martiri. Il brano descrive proprio questa strada, dal dolore, dal buio, dal dubbio, dalla paura, si arriva alla gloria. Sentirete che il tema che all'inizio enuncia la viola solista sarà sempre lo stesso che sentiremo fino alla fine del brano, ma questo tema si trasformerà. Da sofferenza, dolore, diventa impegno, diventa cammino, diventa gloria. È sempre la stessa, è la testimonianza. Quella testimonianza piena di sofferenza e dolore, però, è la palma della vittoria, ovvero il trionfo, come quello di Cristo nella risurrezione, di tutti i testimoni della fede, la via dei martiri. Thank you.
Adesso un altro omaggio a un altro maestro della Cappella Pontificia, Domenico Bartolucci, che l'ha tenuta per tanti decenni, erede di Perosi ed erede anche della scuola romana, della polifonia classica, quella di stile palestriniano. E il brano è Jubilate Deo, un salmo quindi di lode. Sentirete questo brano così sereno, così luminoso, è un po' diverso dalle polifonie classiche, ma ugualmente vicino anche alla sensibilità ottocentesca. Bartolucci era erede anche di quella tradizione. Jubilate Deo. Stiamo vivendo oggi anche un'altra festa, come vi è stato detto, 40 anni del coro della diocesi di Roma. Sono passati 40 anni, ero giovane. E quando iniziò, la prima volta che noi ci esibimmo, diciamo, in una liturgia in pubblico fu proprio il Corpus Domini di 40 anni fa. Del 1984 Giovanni Paolo II celebrò a San Giovanni Laterano sul Sagrato la messa del Corpus Domini e poi la processione. Noi per la prima volta cantammo e io avevo fondato questo coro per le liturgie diocesane solenni, ma non immaginavamo di fare questo debutto così particolare. E da allora quanta musica è stata scritta e cantata. E allora ho preparato un medley, ovvero una specie di antologia, con alcuni dei canti significativi in questi 40 anni, che voi tutti conoscete benissimo, perché anche all'estero si cantano in traduzione. E ho voluto fare questo facendomi aiutare dalle due voci storiche del coro della diocesi di Roma. Sono due persone con cui ho condiviso questi 40 anni, tante cose straordinarie, tante emozioni, tanta amicizia,
tante risate, tanto gioco anche, perché siamo di fatto cresciuti poi insieme. E sono Paola Cecchi e Gianni Proietti. Che canteranno alcune dei canti che loro stessi in questi 40 anni hanno cantato. E il medley inizia con un salmo che fu il primo che io scrissi: Benedici il Signore, anima mia, primo canto in assoluto, scritto che ancora non ero seminarista, nel 1977, a 47 anni. E diversi di voi non erano nati allora, ed era nel 77 questo salmo, e Paola lo inizierà, sperando che l'emozione, la commozione non tradisca, con una frase, sentirete: non dimenticherò tutti i suoi benefici, benedici il Signore, anima mia. È il testo del Salmo, ma quella frase vuol dire che questo medley significa anche un ringraziamento a Dio per questi 40 anni, da non dimenticare i suoi benefici, e finirà questo medley con un canto che è Ti seguirò, che volutamente indica che la strada non si è conclusa, ma dobbiamo seguire il Signore ancora, per magari al 50esimo io sarò un vecchietto, magari in carrozzina, però ci sono i giovani qua, ci sono diciottenni, dentro il coro, 19 anni, quindi c'è un po' tutte le età, e quindi c'è chi può cantarlo ancora fra 10 anni, ma scherzo. E insieme a questi due amici facciamo questo cammino. È come sfogliare un album, no, di ricordi. Sentirete, ogni brano poi c'ha una specie di passaggio che è come un voltapagina, e quindi fate con noi questo viaggio attraverso canti che erano sì scritti tanti anni fa, ma che voi conoscete e cantate ancora. Benedetto.
capisca, ti prego, Signore, l'ardente dolce forza del tuo amore. La mente mia da tutto thank you.
il Verbo eterno s'è fatto carne.
Allora, per fortuna che adesso c'è Vivaldi che ci... Allora, il Gloria... No. Allora, andiamo avanti. Basta, basta, basta. Lo devo smaltire un po'. Ma il Gloria di Vivaldi è uno... Gloria è molto più ampio, noi faremo solo l'inizio del Gloria. È un brano scintillante, brillante, come molte cose di Vivaldi. È la Venezia del Settecento e Vivaldi aveva trovato una chiave per interpretare i suoi tempi, ma anche la tradizione italiana, la melodia italiana. Pensate che Bach si copiava i concerti di Vivaldi per imparare la melodia di Vivaldi. È così che infatti noi conosciamo tante cose, pensate alle Quattro Stagioni, ma tanti altri concerti pieni di spunti melodici, ritmici, veramente straordinari. Allora ascoltiamo questo Gloria dal Gloria di Vivaldi. Thank you.
L'ultimo salmo del Salterio è il Salmo 150, che è la chiave per interpretare il Salterio. Tutti quei 150 salmi non fanno altro che suggerirci le parole giuste per pregare Dio, per lodarlo, per comprendere il proprio dolore, il proprio peccato, la propria gioia. È la chiave per pregare. E allora l'ultimo salmo è l'apoteosi della preghiera cantata, della lode, della musica. Perché nel Salmo 150 vengono enumerati tutti gli strumenti che venivano usati nel Tempio e che venivano usati proprio per i salmi, per le preghiere. Allora, sentirete adesso questo brano, il Salmo 150, però dovete immaginarvi di stare nel Tempio di Gerusalemme. Immaginatevi, noi siamo in quest'aula bellissima che un po' può anche ricordarcela, qualcosa di enorme, qualcosa di grande, in cui sentiamo la presenza misteriosa di Dio e in cui però cantiamo il nostro alleluia gioioso. Il ritornello di quel salmo è semplicemente alleluia, che in ebraico alleluia significa lodate il Signore. Quindi è come ripetere continuamente, come dirà il Salmo, lodate il Signore con i cimbali, lodatelo con i flauti, lodatelo con le corde, lodatelo, lodatelo, alleluia, 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 dice, alleluia. È proprio il senso all'essenziale di ogni Salmo, lodare Dio. Quindi Salmo 150.
Siete pronti adesso all'alleluia di Handel? Guardate che se sbagliate il ritmo vi uccido, eh? Lo sapete che qua la difficoltà è andare tutti insieme, papapam pam, alleluia. Vediamo, tocca confidare. E questa, pensate che quando lo eseguì la prima volta, lo eseguì con 600 cantori. Ci siamo quasi, però ci siete anche voi. Si aggiunge un altro zero ed era fatta. Allora noi lo eseguiremo con un altro zero in più. Più di quanto ne ha fatto Handel. Mi raccomando, è un rischio, eh? È la gioia pura questa della resurrezione. Guardate il Fazzini, guardate il risorto del Fazzini, lasciatevi ispirare. Thank you.
E poi dicono, che cos'è più rock, questo o quello di dei Rocchettari? È più rock Handel in questo caso. Fantastica questa, avete visto, non avete sbagliato, perché Handel è stato furbo a dare questo alleluia da tanta, e voi siete obbligati ad andare a tempo, per fortuna. Allora, siamo nel clima pasquale, oggi è il cuore immacolato di Maria ed è bello cantare il Regina Celi. Il Regina Celi che io ho scritto è diviso in tre parti. Inizia con l'alba di questo giorno di Pasqua, quindi un clima sereno, pensate, il cielo pulito di Pasqua. Poi l'annuncio gioioso a Maria, Regina del Cielo, è risorto, come aveva promesso. E poi il cielo, il paradiso, che si unisce alla gioia di Maria e di tutti gli altri, degli apostoli, nostra, cantando a lei, Regina Celi. E il pezzo è a 8 voci, quindi il coro sarà diviso in se stesso in 8 parti e canteranno quindi questa lode a Maria. Non so se la prossima volta lo faccio a 3 cori da 12 parti, che dite? Tanto che ci siamo, tanto siamo tanti, si può fare. Allora, Regina Celi.
Anche questo non funziona? Dateci voce, ecco. Grazie Don Marco, grazie a Nuova Opera Orchestra, grazie al coro della Diocesi Roma e ai cori amici. Però prima di finire abbiamo una piccola sorpresa, quindi dobbiamo festeggiare insieme con tutti gli amici qui con noi. Quindi chiedo a Sor Livia Sabatti, responsabile musicale dell'editore Paoline, di portare una sorpresa per te. Grazie, grazie, grazie Don Marco. Posso abbracciarti? Devo salire, devo salire. Oh. Un abbraccio in diretta, non ero previsto, ma mentre salivo ho sentito questo impulso e bisogna dare ascolto alla spontaneità, diceva Papa Francesco questa mattina. Grazie per la tua immensa, generosa attività musicale di questi 40 anni. Di cui noi come editori, come Paoline, siamo state testimoni e anche collaboratrici, diciamo. 40 anni di canto, di musica, di registrazioni anche del mitico, fantastico coro della Diocesi di Roma. Abbiamo sperimentati, posso dire, posso testimoniare che questo coro ha raggiunto una personalità musicale bella, inconfondibile, distinta, per cui quando li sentiamo cantare, anche se non li vediamo e non sappiamo che sono loro, ma noi diciamo questi sono quelli del coro della Diocesi di Roma, perché hanno una specialità vocale che con queste voci naturali ma ben educate, come dice sempre Don Marco, sono diventati una guida e un'ispirazione per tanti cori delle comunità nostre, cristiane, in Italia, in Europa e nel mondo. E noi impariamo da loro, per questo dobbiamo fargli un applauso calorosissimo, perché sono veramente bravi. Per l'occasione, per questi 40 anni, per questi primi 40 anni si usa dire, sperando che ce ne siano altrettanti, Don Marco, anche se saremo in carrozzella tutti e due, vero? Ecco, ci aiuteremo a vicenda. Ti vogliamo offrire una piccola targa, un ricordo, un riconoscimento, perché lui ha tanti premi, ma quello delle Paoline forse ancora mancava, vero? Ecco. Quindi 40 anni di... Ecco. E grazie, quindi grazie di cuore per tutta la collaborazione di questi anni, ma poiché finché c'è vita c'è speranza, vero? Noi vogliamo inaugurare questi secondi 40 anni con una nuova collaborazione musicale che presentiamo qui questa sera in anteprima mondiale, e lo facciamo per omaggio ai nostri amici coristi di tutto il mondo, perché sono da tante parti del mondo. Un omaggio anche per voi. Ecco. Signore e signori, in anteprima mondiale, Christ is my hope. Voi avete provato adesso. Allora, questo canto esprime lo slancio, l'entusiasmo per i giovani. È stato scritto per i giovani e voi siete tutti giovani, spero, no? La giovinezza non è fatto anagrafico, eh? È una questione di cuore. Se il cuore è giovane siete giovani, se no siete vecchi anche a 18 anni. Allora, mi raccomando però, state al ritmo, perché è molto ritmico, perché vuole esprimere questo spingersi avanti
perché la speranza è andare avanti, condotti sempre avanti. Dice Peguy nel portico della seconda virtù, parlando della speranza, che è una bambina, la speranza che ti tiene per mano e ti spinge avanti. È una bambina la speranza. Allora siamo come i bambini, pieni di entusiasmo. Vi ricordate l'inno che ho scritto per i bambini? Siamo, ecco, i bambini lo cantano perfettamente da bambini. Siamo noi così. Ecco voi, Christ is my hope. Quel my hope, fatelo sentire. E mi raccomando, a tempo.
Che succede? Beh, ma e allora non c'è festa senza la torta. Per forza. Allora chiedo di far arrivare qui la torta dal pasticcere, dal maestro Enrico Maggi di Cave, con l'istituto Rosarino Livatino e il professor Alberto Raiola. Prego. Intoniamo? Vai. Manca ancora una melodia per gli auguri. Auguri al coro, auguri al coro. Vai. Ci sta. Grazie maestro. Facciamo venire i solisti, per favore. Così facciamo Jesus Christ, You Are My Life, che ormai è l'inno nazionale, internazionale. Lo fanno pure su Marte, mi hanno detto, ormai sì. Venite? Dove sono? Si devono ricomporre. Grazie. Matteo, eccoli. Allora, Jesus Christ, ho fatto un'orchestrazione un po' diversa, ma è quella. Quindi voi ci seguite e tutto va benissimo.
Evviva! Ringraziamo i solisti Chiara D'Acunto, Paola Cecchi, Rossella Mirabelli, Gianni Proietti, Mariangela Topa, Matteo Vizzani, Emanuele Tibelli. Ma ringraziamo anche Emanuele Faiola, il maestro. Grazie a Nova Opera Orchestra, grazie maestri. Grazie a Riccardo Rossi, che è l'ideatore di tutto questo, e alla Nova Opera, e al coro della Diocesi di Roma e ai cori insieme che si sono uniti questa sera. Grazie. E al grande coro delle corali. Volete rimanere fino a domani in questa dinamica? Christ is my hope o Jesus Christ? Scegliete. Christ is my hope? Christ is my hope. Allora, si ripete Christ is my hope? Christ is my hope. Dove sta il nostro? Ah, eccola. Christ is my hope.